Benvenuti alla 28ª lezione sul linguaggio C. In questa lezione andiamo a vedere come poter generare numeri pseudocasuali. E dico numeri pseudocasuali perché un computer non può mai generare dei numeri veramente casuali. Un programma non può, un algoritmo non può generare numeri veramente casuali. Per generare numeri casuali bisogna utilizzare delle apparecchiature hardware. Questi numeri sono pseudocasuali. In ogni caso andiamo a vedere come creare questi numeri. Abbiamo bisogno della libreria time.h e della libreria stdlib che contiene le funzioni di randomizzazione. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di una variabile intera i che conterrà all'interno di un ciclo for genererà tutti questi nostri numeri casuali e li stamperà a video. E abbiamo bisogno di una funzione che si chiama srand, che è la funzione di randomizzazione, cioè quella che sostanzialmente aiuta a generare ogni volta numeri casuali diversi. E come parametro passiamo time dalla libreria time.h, ovvero l'orario del PC, e tra parentesi scriviamo null. Quindi ogni volta questa funzione aiuta a generare ogni volta numeri casuali sempre diversi. E poi per i che va da 0 a non so 30 e più stampiamo la nostra i e sarà rand. Questo percentuale d sarà dato da rand modulo più 1. Per esempio, scrivendo così vuol dire che genererà questa scritta senza il più 1, vuol dire che genererà numeri casuali tra 0 e 99. Se noi per esempio li volessimo tra 1 e 100, scriveremo più 1, così genererà numeri casuali tra 1 e 100. E non tra 0 e 99. Quindi va scritto così: rand con parentesi tonde vuote modulo e il numero che vogliamo generare. Per esempio, esiste anche questa costante rand max che dovrebbe essere 32.600, se non erro. Poi dipende a seconda del, mi pare anche del computer. In ogni caso, noi possiamo definirci anche una costante. Define max appunto 150, quindi per modulo max più 1, quindi genererà numeri casuali tra 1 e 150. Se non mettessimo l'1, genererebbe numeri casuali tra 0 e 149. In ogni caso, proviamo a compilare. Ah, il punto e virgola, l'avevo dimenticato. Ecco qui. Andiamo a compilare, non dà errori. E questi sono i nostri numeri casuali: 138, 87, pseudo casuali, 73, 75, sempre diversi. Se proviamo a fare due cicli for, vi faccio vedere che dovrebbero in teoria essere diversi. Però bisogna mettere qualche slash n, altrimenti non capiamo. Niente, mettiamo anziché 15, 30, mettiamo 15, così riusciamo ad averli anche in linea. Ecco, 83, 74, 0, 1, 14, qui c'è 31, 115, 140, quindi abbiamo questo generatore di numeri pseudocasuali. E qui mettiamo più 1, tanto per farvi vedere. Per esempio, potremmo mettere. Se volessimo generare soltanto numeri, una sorta di generatore binario apparente, potremmo mettere qui 300.000. Andiamo a compilare ed eccolo qui il nostro generatore di numeri binari. Molto, molto pseudocasuale. Come potete vedere, è
crea questo effetto Matrix che speriamo terminerà il più presto. In ogni caso, io lo chiudo. Ok, quindi questo tutorial un po' interessante che può interessare qualcuno di voi. Queste funzioni di randomizzazione, quindi queste generazioni di numeri pseudocasuali, vengono usate soprattutto in crittografia e in algoritmi particolari come l'algoritmo di Monte Carlo. Di solito gli studenti poi non si trovano mai ad utilizzarlo, soprattutto ai primi esami, però è una cosa molto interessante. Poi si possono fare vari esperimenti con questa funzione RAND. E allora il tutorial finisce qui. Io vi rimando al prossimo tutorial dove continueremo l'approfondimento delle nostre strutture dati. E quindi ci vediamo al prossimo tutorial.